Buongiorno, buongiorno Lupi Grigi. Lupi Grigi indovino, CLC? Bellissimi cani. Un po' intensi. Un pochettino. Pizza! Sì, oggi pizza. Pausa pranzo, perché il marito è via, ha portato la mia mamma a fare il vaccino. Yuhu, la prima dose. E quindi oggi pausa pranzo qui al Campo Conobi, che non è italiano, non gli piace la pizza. Strano. CLC con Sarnos. Ah sì, è vero, me l'avevi scritto. Quindi non te l'ho scritto, però sai di essere recidivo, vero? E due serpenti, sì, allora sai di essere recidivo. Ok, perfetto. Ho appena detto che non ti piace la pizza, ne vuoi un po'? Sei girato dall'altra parte. Soddisfazione, sto cane. Buongiorno. Ciao, Gigi. Se qualcuno ha qualche domanda sui cani. Oggi ho fatto un micro video in cui sembra che io faccia la battuta. 5 cose che tutti i cuccioli fanno. Me ne sono ricordata quattro, non era una battuta, sono veramente svalvolata. E mi piacciono un sacco i commenti perché finalmente qualcuno scrive: ah, ma il mio questo non l'ha fatto, il mio questo però non l'ha mai fatto. Ah, ma il mio. Ragazzi, gli assolutismi in cinofilia non esistono. Sono masochista innamorata dei caratteri forti. Se vuoi, conosco uno psicoterapeuta bravo. Me l'hanno detto, io non ci vado, più che altro mi ha rifiutato. Ho detto no, non ce la posso fare. Ciao, buongiorno, buongiorno ragazzi. Se qualcuno ha qualche domanda sui cani, ho circa ancora una ventina di minuti e li passo volentieri con voi. La mia morde le mani a 3 anni e non stringe. Ci sono dei cani tipo i CLC che continuano a mordere per sostanzialmente tutta la vita, ma è anche una forma di comunicazione per alcuni cani. Andrebbe visto, andrebbe capito se non fa del male, se non ti dà poi tanta noia, lo lascerei. Domandona, ho un golden di 13 mesi, è molto bravo in tutto, però è molto agitato. Si calmerà crescendo? In parte sì, perché l'età della stupidera è questa. Però dovete lavorarci, cioè nel senso dovete fare in modo. All'Australian quello che morde, di solito sono più cani che ti danno la culata. Torno al Golden. Quando c'è un'agitazione forte, oggi speravo di far giocare Obi con un beagle di una cliente che ha finito oggi come il percorso, il primo percorso, poi magari continuerà, non lo so. Però non ho potuto lasciare i due cani insieme perché l'eccessiva intensità dell'altro cane portava Obi, che non ha ancora tantissima esperienza, ad andare un pochettino troppo su di giri, nel senso aggressivo del termine. Quindi io sono intervenuta, ho fatto io da paciere fra i due, nessuno si è fatto male, ma non è stata un'interazione carina, positiva. E quello che mancava era un pochettino di tranquillità. Obi ha tentato in tutti i modi di calmarlo, ma non è stato proprio modo. Pari età, quindi 11 mesi Obi, 10 mesi l'altro, ci voleva un cane adulto che però mancava per poter gestire la calma. Se non si calmano loro, fatelo voi. Abbiamo lavorato con i guinzagli lunghi, bocconcino qua, bocconcino là, guardi me, non tiri, non ti agiti, ci siamo anche seduti e lentamente l'impostazione proprio emotiva dei due cani si è rasserenata, un po' di noia, per carità, ci può stare, ma meglio il cane un po' annoiato e calmo che non quelli bavavuma. Torno un secondo all'australiano che morde, non è una cosa tipica nell'australiano, però ho appena detto non esistono gli assolutismi in cinofilia. Se puoi farmi un piccolo filmato, taggarmi e caricarlo, magari vedo meglio e ti posso dare un consiglio, però se ha 3 anni, l'ha sempre fatto e non è un problema, probabilmente non è un problema. Io vorrei un cane piccolo, ma non so quale prendere. Tu quale mi consigli? Dipende. La valutazione pre-adozione la trovi sul sito, c'è cioè sia in forma professionale, quindi proprio una consulenza
intensa, vera e propria, che proprio quattro consigli spot, comunque dati con un minimo di senso. Vai sul sito, troverai le informazioni e contattami. Hai visto allora, The Pink Jewel Case. Hai visto non lo so. Ho una domanda, io sarei interessata a prendere un pastore australiano, come posso approfondire? Ah beh, ti ho appena risposto perché vale per quella su di sopra. Andate sul sito, guardate, mandatemi una richiesta. Oggi e domani è proprio intenso lavoro, cioè mangio al campo la pizza, non vado neanche a casa. Però di solito magari rispondo a orari un po' improbabili, però poi arrivo. Hai visto il video dell'addestratore? No, ma lo conosco molto bene, non mi stupisco, non è la prima volta che fa cose di questo tipo, ha fatto di peggio. Se si farà una causa contro di lui. Vuoi la pizza? Tu vuoi la pizza? Allora sì, dai che lavoriamo, scusate, ma qui c'è qualcuno che vuole la pizza. La pizza, guarda questo, è il pezzo di pizza più buono del mondo. Vieni, vieni che ti faccio vedere. Allora, come do del mangiare dal tavolo, mio Dio, al cane? Come si fa? Si fa che non lo si fa diventare un vizio che non vi torna utile, ovvero la crosta di pizza se la deve guadagnare. Vieni. Vi spiego cosa sto facendo. Giro così mi vedete qualcosa di meglio che non le chiappe. Torno alle domande, poi se volete vi spiego questa cosa strana che ho appena fatto. Ah, il video sì, del tizio. Vi prego, non taggatemi in cose di quel tipo, le blocco comunque sempre tutte per la mia sanità mentale. Comunque quell'individuo è noto e lavora da tantissimo, è anche famosissimo, però non è il peggio che ha fatto, vi posso garantire. Se ci saranno delle cause comuni contro di lui, o ci sono, mi presenterò a leggere, a dare pareri, a dare qualunque tipo di informazione sarà il mio potere per far sì che magari per una volta la finisca di poter mettere le mani sui cani, perché con me fa l'agitato. Cosa consiglieresti per una persona che vuole provare ad iniziare a fare l'educatore cinofilo? Ci sono diversi video in cui lo spiego, cerca proprio anche per come diventare, eh? Percorsi di ogni tipo, in base alla tua età, studia tutto quello che puoi. E per tutto quello che puoi ti piace la biologia? Fatti una bella laurea in biologia, nel contempo ti fai anche il percorso da istruttore, da lì in poi puoi decidere se fare veramente questo lavoro oppure no. Vi devono piacere le persone, ragazzi. Tanti mi dicono: ah, io adoro i cani, voglio fare il tuo lavoro. Come va con le persone? Ah, no, non li sopporto, eh. I clienti sono le persone, non i cani. Cosa ho appena fatto? Ve lo spiego. Io avevo una risorsa in mano e sto iniziando a inserire un paio di comandi perché mi servirà che Obi faccia un po' il cane dell'istruttore. Lui in realtà di comandi ne ha pochissimi. E sto iniziando a impostare il resta e soprattutto l'attesa sulle risorse perché mi servono è una propedeutica per altro. E non so se avete notato, ma ho detto una sola parola al cane che era libero e non stai fermo. Perché libero è il corrispondente sì, che ci piace quando vogliamo che i cani facciano qualcosa per noi. Noi pensiamo sempre a come fermarli, ai no. Imparate a pensare ai sì che vi servono.
Allora, se un cane è agitato con altri cani, anzi in aria cani è più calmo, magari è perché ha più cani insieme. Caratteristiche, aspetta. Aspetta, sono passate 800 milioni di cose del genere, non so se mi spiego. Mel 7, ho perso la parte iniziale della tua domanda. La mia Westie, Vittoria, la mia Westie viene sempre attaccata dal nuovo cucciolo, da segugio e siringhiano. Cosa posso fare? Allora, un Westie per fortuna è come un conterrier, quindi dovrebbe avere tutte le caratteristiche per, tra virgolette, tutelarsi. La differenza di taglia non è d'aiuto. Cercherei di capire perché un segugio, dove in teoria i cani da caccia non hanno poi questa aggressività così intensa, arrivi ad una comunicazione di così alto livello, cioè il ringhio è già una bella intensità. Tanto per cambiare, siccome non l'ho mai detto a nessuno, andrebbero visti. Nel dubbio, per evitare che si incancrenisca la situazione, intervieni tu. Ti piazzi in mezzo, anche solo passando la mano davanti allo sguardo dei cani. Attenzione che dove c'è lo sguardo c'è anche la bocca, quindi non farti staccare un dito. Però andrebbero visti. Cioè abbassare i toni, spazi molto ampi, magari anche qualche giochino al guinzaglio lungo 3, anche 4 metri. L'importante è che i cani non arrivino fisicamente a toccarsi. E quando hai la calma, che i cani sono lì che ti guardano come dire che due maroni, magari li puoi sganciare. Il tono emotivo è un po' più basso, non dovrebbero ritornare subito così su di giri. E tra l'altro, spesso e volentieri una buona interazione fra cani è quando sembra che non si guardino, cioè uno spisciotta qui, l'altro spisciotta là, poi bevono, poi fanno una pipì una vicino all'altro, poi uno si sdraia, l'altro continua ad annusare. Quella è buona socializzazione perché il momento di gioco ci può stare, ma se non avete delle pause in cui i cani si separano e vanno a fare cose differenti, vuol dire che non è un'interazione sana. Cioè voi che andate a casa di amici, ma restate abbracciati in contatto super su di giri come se foste in discoteca tutto il tempo? No, una buona socializzazione deve avere dei momenti in cui si gioca, dei momenti in cui si è calmi, dei momenti in cui si è attivi insieme, dei momenti in cui ci si separa. Quindi anche questa è una cosa che vi può essere d'aiuto. Ho un dalmata che in passeggiata tira. Il tirare per i cani è spesso associato all'ambiente in cui li portate, non tanto a quello che voi fate o a cosa usate sul cane. Un trucco, io di solito dico, se vuoi toglierti il dubbio, mettili la pettorina, il collare, il guinzaglio, quello che usi, in casa e prova a camminare. Se lì non tira, non è il guinzaglio il tuo problema, è l'ambiente esterno, mancata socializzazione. Uniti voi educatori e fate questo individuo che non pratica. Purtroppo penso che abbia più denunce lui che io denti in bocca. E lì è. Cosa ne pensi del bassotto? Meglio pelo corto, lungo, duro? Dipende. Dipende da cosa uno vuole. Cioè, io tendo a non amare gli ipertipi e per me un bassotto è un ipertipo. Ipertipo significa troppo piccolo, troppo lungo, troppo largo, troppo stretto, troppo. E la zampotta nana del bassotto, io vado in empatia e mi fa star male. E poi, per carità, se trovi un allevatore che ha lavorato bene e sono sani, non hanno problemi alla schiena, comunque un minimo di agio con queste zampe non sono proprio lunghe come due fiammiferi. Bene, però io di mio non sceglierei un cane condannato ad avere una forma che è simpatica ma non funzionale ad una vita di qualità. La salute è qualità di vita e ve lo dice una persona che fidatevi, non riguardo a salute e non salute, conosco tutti e due i lati e non ci sono tante persone al mondo che possono dirlo. Un giorno vi spiegherò. Secondo me, metà border, metà australiano, il cane che morde può anche essere tutto border o tutto australiano.
Alcuni cani usano tanto la bocca, altri no, indipendentemente poi dalla genetica. E le eccezioni, come il famoso elenco delle 5 cose che tutti i cuccioli fanno, il mio no, il mio no è. Le eccezioni sono la regola in cinofilia, ed è il motivo per cui spesso dico: gna posso fa, buon pomeriggio, grazie. Cosa ne pensi del pastore belga Malinois? Che ci ho lasciato il cuore, ma sono, ahimè, diventati cani di moda. Io, quando ho avuto il mio primo Malinois, tutti mi chiedevano che cane è. Io rispondevo: ma metti, non si sa, boom, la mamma ha un lupotto. E andavano via così contenti e felici, perché se nemmeno riconosci la razza, non è la razza che fa per te. Sono cani assolutamente non adatti a una prima esperienza e a persone nevrotiche. Cioè, il mio cuore è rimasto con i Malin. Ora sto facendo la mia prima esperienza con Obi, che è un Kelpie. È un altro viaggio, è un altro mondo. Sto pensando se posso avere la forza di prendere un altro Malin, perché i primi 2 anni soprattutto sono un Everest. Tutti i cuccioli sono impegnativi, cuccioli di alcune razze, Malinois, i CLC, i Sarlos, ma anche gli australi, tutti i pastoroidi sono cani che adesso vanno di moda. Io abito in Lombardia, vanno tanto di moda i pastori dell'Europa, belli, belli. Sono una manica di sciroccati tutti. E io li vedo arrivare al campo contenti. Ho preso un lupetto, è carino, com'è? Io, occhio sgranato, palla, sai cosa ti sei portato a casa? E ho visto la mamma. E poi arrivano un po' i problemi, cioè che tutti i cuccioli mordano è normale, che un malin te l'aspetti, che sia l'unica cosa che fa, dopo un po' diventa pesante, ecco, diciamo, però malin. Ma non prendete cani che vi mettono in difficoltà. Cosa ne pensi di il mio cane mordo tutto check? Non l'ho mai visto, non so cosa sia. Cos'è un trend su TikTok? Io, ragazzi, ogni tanto quando vedo delle cose, io purtroppo leggo i cani, davvero. Quindi anche se c'è una musichetta carina e il trend sembra molto figo, se io vedo il cane che dà dei segnali di ansia, di stress o di. Io swippo veloce perché poi me le sogno di notte. Quindi, se è un trend, il mio cane morde tutto check, tipo qualcuno che va lì e si fa staccare una mano dal cane, è probabile che io l'abbia visto e fum, 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 l'abbia swippato. Penso sia. Cosa ne pensa il pastore belga? Detto: se faccio così col mio cucciolo, mi sbrana, mi mangia e poi sputa la crosta. Ah, il giochino che ho fatto, adesso lo rifaccio e no, non è vero, perché io lo faccio con tutti i cuccioli, tutti, ma in realtà anche con i cani adulti. È tecnica. Non vi posso spiegare qui la tecnica perché cambia in modo dinamico in base alla risposta del cane. Quindi non è che non vi voglio dire come si fa, è che se io vi dicessi come si fa in questa particolare situazione, cioè vi dico: ho messo la mano così per questo motivo, ho messo la mano colà per quell'altro motivo, voi lo fate con un cane che risponde in modo differente, la vostra mano viene staccata dal corpo e voi potreste arrabbiarvi con me. Cioè, in cinofilia è tanta pratica, c'è cioè un'immensità di teoria e non si finisce di studiare, ma la pratica è tanto di più. Ad ora non so quante ore ci ho passato così. Lupi grigi. Allora, forzarlo a aspettare che abbia fiducia in se stesso? Grazie. Non lo so, cioè, solo una cosa al volo. Pastore grigione di 2 mesi. Paura di uscire per strada. Consigli? Aspetta, aspetta, ma hai tutti i cuccioli, eh. Io sono diventata una talebana perché la mia specializzazione è modifica della gestione comportamentale nei cani. Sostanzialmente, quando i cani sono ormai sciroccati e fuori dalla Trebisonda, arrivano da me e poi mi sento dire: ah, averlo saputo prima. E io ci sto provando anche con TikTok a darvi delle informazioni. Tutelate i cuccioli. Socializzare non vuol dire buttarli nella mischia, buttarli fuori o portarli ovunque. Non è vero. È quasi vero, non dico l'esatto opposto, ma piuttosto. Perché? Se io,
Sono giovane, piccolo, indifeso, non conosco nulla del mondo. Mi metti davanti a qualcosa che mi spaventa e tu non lo sai che io sono spaventato, perché magari non mi leggi bene, ci conosciamo poco, non riesco ancora ad affidarmi anche a te come cane, cioè non siamo ancora in relazione. Io associo quella paura alla tua presenza, a tutto quello che vedo. E poi tirano il guinzaglio. Ma perché? Perché vogliono venire via più in fretta? Perché la loro strategia di base era quella del faccio finta di essere sicuro di me, non lo sono, e quindi butto tantissima energia dove dovrei potermi permettere di annusare in giro. Un cane, ora dico una parola che mi fa venire il latte alle ginocchia, un vero dominante, un vero leader, e parlo di cane, 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 no. È quel cane di cui voi raramente vi accorgete della presenza, perché sono sereni, calmi, pacifici, fanno quello che vogliono, senza che questo crei un problema a nessuno, non ringhiano, non abbaiano, non aggrediscono, rispondono se vengono aggrediti, perché sono sicuri di sé. Se voi foste dei tizi, cintura a pois di jiu-jitsu, alti 2,20 m, campioni di box, avreste delle difficoltà a raffrontarvi con qualcuno che vi dice ti spacco la faccia, ti spacco la faccia, ti spacco la faccia. Gli direste, Ciccio, calmati, perché proprio hai preso quello sbagliato. È che nei cani spesso l'interpretazione è sbagliata. Il mio cane è dominante perché lo vedi che boh, 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 boh. Quella lì non è dominanza, quella lì spesso è paura. Che è esattamente l'opposto. Dominanza vuol dire avere delle competenze, delle sicurezze, sapere che forma hai, che posizione nel mondo sociale hai e starci bene dentro. E, poi magari il dominante in un gruppo familiare è tipo voglio uscire in giardino, il dominante in quella situazione è quello che ha imparato ad aprire la maniglia per tutto il resto della banda. Sul cibo ce n'è uno che è protettivo, lui sarà quello che mangia prima, ma è dinamica, cioè non è una roba. Io ho visto un video di uno con la barba l'altro giorno. Ah, io il cane, io devo essere il leader. Va bene. Cioè, se vuoi comandare una truppa di cani, contento tu, contenti tutti, eh. Non ha molto senso. Però chi sono io per dirti che non ha molto senso? Quindi, cucciolo di 2 mesi, forzarlo? No. Cosa penso dei bassotti? Te l'ho detto. Cosa ne pensa il pastore belga? Detto. Alcuni. No! Odio TikTok, perché fa così? Allora, buongiorno. Buongiorno, ho un pitbull maschio di 3 mesi, tira sempre quando usciamo. Cos'altro potrebbe fare? Allora, un consiglio se puoi, se non sei proprio in un centro urbano super mega intensissimo, guinzaglio un po' lungo e vai nei posti più mortalmente noiosi al mondo. Evita come la morte. L'abbaio dei cani fuori dalle reti, perché se li sta segnando tutti e quando diventerà grande dirà Ciccio, tu mi hai abbaiato quando ero piccolo, mo torno e ti faccio culo così. E lo fanno, perché nei pitbull poi il rischio che possano diventare poco simpatici con i cospecifici ci sono. Ragazzi, siete in tantissimi. Sì, in giro stanno tranquilli, ma ogni tanto vuole giocare, finisce così. Eh sì. Intervieni se la proprietaria dei 2 cani di prima, intervieni. Come posso fare ad insegnare al mio cane a non mangiare fino a quando lo dico io? Quando lo dico io! In realtà l'esercizio che ho appena fatto con Obi, si può mettere una parola, io lo faccio tipo alla prima lezione con qualunque cane, alla mattina dopo i cani lo fanno tutti e tutti i proprietari. Non va più sul mangiare se non glielo dico io! È una cosa che vi posso far fare anche online, è un gioco in realtà e come ho spiegato è un comando, quindi ha un inizio e ha una fine. Se pensate che insegnando questo li tutelate dai bocconi o no, non funziona così, i comandi hanno un inizio e hanno una fine. Ma la mia Malinois faceva Mondiorin, c'è cioè rifiuto al cibo, potevi tirarle anche il salmone qua, proprio col salmone gli si spiaccicava in faccia, non lo mangiava e io non ero presente, però vi posso garantire che se avessi lasciato un pezzo di prosciutto in giardino alla sera non l'avrei ritrovato, punto, cioè, ma ci scommetto qualunque cifra e io l'allenavo qui al campo con le bistecche giù,
Ma mentre tu lavori con me, le bistecche non esistono. Quando io dico finito e te sei libero di fare il cane, il Malin dice: signor, sì, signore, abbiamo finito di lavorare, una bistecca! Wow! E se la sarebbe mangiata. Il mio cucciolo di 8 mesi molte volte sembra non ascolti. Hai mai visto un adolescente di 15 ascoltare? No, se hai lavorato bene, se hai un po' di relazione con lui, tieni duro, mantieni le regole che dovrebbero già essere state impostate, sii coerente, quindi non vuol dire urlare come uno ossesso, ma se ti ho detto vieni e tu non vieni, se vuoi essere gentile, lo richiami una seconda volta facendo finta che la prima non ti ha sentito, ma la terza volta sei te che vai a prendere il cane, cioè. La coerenza parte da noi, perché ogni tanto vedo i clienti che si siedono, iniziano a chiamare i cani, al decimo richiamo gli faccio notare che le 9 volte in cui non sono arrivati hanno imparato a non arrivare. Quindi a volte i problemi ce li creiamo noi con la poca coerenza. Se do un'indicazione, non diciamo comando, ma un'indicazione, devo fare in modo che venga in qualche modo rispettata. Io sono forse la più gentilista dei gentilisti che io conosca. Ma attenzione, la democrazia coi cani non esiste. Io ti tratto benissimo, ti vizio come non esistesse un domani, ho appena dato la pizza a Obi, ma non esiste che vieni a rubare, disturbare o fare cose che non vanno bene, cioè interverrei. Guardo, ho ancora qualche minuto, ho sforato, ma siccome ho la macchinetta del caffè e non vado al bar, mi bevo il caffè dentro. Ho imparato anche passo e non tirare il guinzaglio. Aspetta, Sky Siberian Husky mi manca la parte iniziale. Ho imparato anche passo e non tirare il guinzaglio. Insegnare al mio cucciolo. Ah, sono al contrario delle domande, perfetto. Al mio cucciolo di 5 mesi ho imparato seduto, terra, resta, zampa. Bang, giro, cos'altro gli posso insegnare a vivere? Obi non sa fare. No, sa fare seduto. Basta. Ma. Se ci sono dei cani, io gli posso dire se è legato e lui non tira per andare da loro. Posso portarlo quasi ormai dappertutto e non ho grandissime difficoltà. Sto risolvendo anche il mio problema, che è quello delle auto, che lui si lanciava sotto. Ci vorrà ancora un 6-8 mesi di lavoro, ma ora vedo la luce in fondo al tunnel e non è un treno. Però non ha un comando. Non ha un comando che sia uno. Non perché io sia pigra, ma perché avevo priorità differenti. Io ai cuccioli tendo, l'ho messo anche in un video, io mio, cane mio, tendo a non addestrarli. Li educo in modo, lui si sa far toelettare, curare, controllare tutto e per tutto dal veterinario, conosce quello che è la museruola, sa farsi tagliare le unghie, ovviamente non occorre perché è un cucciolo, ma un domani ho già portato a casa questo tipo di risultato. Io metto questo tipo di competenze. Quando poi mi servirà dell'altro, sa stare da solo, sa andare al proprio posto a comando, sa non disturbare quando mangio. In questo momento c'è qua la pizza e lui chissà dove è finito. È sparito. Si vede che non gli piacciono, quattro formaggi si vede. Però ecco, io ai cuccioli insegno questo, insegno a vivere, poi avendo di mio il fatto che so insegnare un comando quando sono adulti di testa, quindi adesso inizio l'addestramento blando, metto dei comandi. Però ecco, con lui mi sono divertita a insegnargli le parole. Adesso siamo saliti credo a 40 oggetti, devo fare un po' di testa, anche lì sono un po' spanato, ho oggetti dappertutto e se non avessi le foto con i nomi ogni tanto non mi ricordo io come si chiamano, lui non li sbaglia quasi mai. Cosa ne pensi di quello che... me l'hanno già chiesto e mio cane morde tutto ciò che non lo so, comunque se poi guardi la diretta che caricherò lo vedrai. Ho 2 cani, un maschio di 3 anni, una femmina di 10 mesi ed è sorda, perché a volte attacca il maschio, non lo so, potrebbe essere che non si sono simpatici, ci sta, non è detto che siccome io viva con qualcuno debba necessariamente amarlo, forse manca equilibrio nella coppia, forse quella di 10 mesi che è sorda non riesce a sentire determinati segnali e non ne legge bene altri, perché non mi scrivi che razze sono, ma metti che quello di 3 anni è un cane di quelli senza orecchie, senza coda, senza muso, che comunica in un modo magari più vocale che altro, quella sorda non lo sente.
non lo legge perché non tira sulle labbra, non, magari un boxer, non lo so. Sto inventando io, ragazzi, eh? Però capite quante poche informazioni mi potete dare via TikTok e quanto poco le mie risposte possono essere efficaci. Cosa ne pensi del pastore Bergamo Malinois? Perché continui a scriverlo? L'ho già risposto. Parapapa. Cosa significa far socializzare il cane? Insegnargli ad ignorare uno stimolo. Quindi, se c'è un cane presente, il tuo cane deve essere in grado anche di accettare il fatto che non necessariamente si gioca insieme o si va ad ucciderlo se è aggressivo. Se devo pulire il pavimento, non mi mangi la scopa. Se c'è un rumore forte, puoi anche sopravvivere. Se c'è un odore strano, non ti devi spaventare. Quindi presentare tutti gli stimoli a bassissima intensità in modo che diventino parte dell'ambiente. Ti abitui e man mano si aumenta. Il problema è che noi prendiamo i cuccioli e li buttiamo nelle situazioni finali a cui noi vogliamo abituarli. Quindi ho un cucciolo, io oggi, cucciolo di 2 mesi, lo porto in passeggiata in una zona industriale. Il giorno di chiusura delle ditte. Non ci deve essere in giro nessuno tranne noi, nessun cane che ci abbaia contro, solo tanta calma, tristezza perché le zone industriali di che bellezza sono zero, ma non ho neanche le persone che arrivano. Che carina, posso toccare il cane? La risposta è no. Sempre. Questo è socializzare il cane e so che non è quello che vi hanno venduto. Il mio cane ha dato. Che ho adottato ad 1 anno, continua a tirare il guinzaglio. Dipende da quello che si fa, ragazzi. Ripeto, può essere spesso e volentieri l'ambiente, non il guinzaglio. Poi tanti mi dicono: ah, ma io le ho provate tutte. A volte le hai provate troppe. Cioè, non è che una modifica comportamentale, io oggi cambio un metodo e domani mattina un risultato. Sono poche le cose che funzionano così. Se sto in una città che non ha area cani, dove lo potrei lasciare? Se sei in una città che ha area cani, non portarlo in area cani. Io vieterei per legge. Mi rendo conto che uno che vive a Milano come fa? Lo so. Però un'area cani che abbia un senso io non l'ho mai vista nel mondo. I ragazzi, ho girato tanto per lavoro e forse qualcosa. No, no, neanche nei paesi anglosassoni, no. Aree cani che per me sono proof, non le ho ancora viste. Però mi rendo conto che uno che è in città, le alternative non le ha. Chi non vive in città rifugga come la morte le aree cani, soprattutto con i cuccioli, perché vi portate a casa anche delle malattie, oltre ai problemi comportamentali, anche delle malattie a volte fantastiche. Il cucciolo di 5 mesi, ha imparato quasi tutti i comandi. Eh sì, non l'ho letto, non lo so. Io, come ti dico, gli insegnerei a vivere. Sa farsi visitare dal veterinario, sa farsi accarezzare, sa stare sereno, sa stare da solo. Queste sono le cose che io insegno ai cuccioli. Però se ha già 5 mesi e non le sa ancora fare, hai già un problema. Ma il mio pitbull ora sta a contatto con un cane corso di 2 mesi femmina. Saranno amici? Può essere. Le mie due che vivevano insieme si sono odiate cordialmente tutta la vita. Non si scannavano perché volevano entrambe bene a me e quindi siccome io gentilmente gli ho chiesto di non mangiarsi a vicenda, sono rimaste vive. Ho un filmato in cui loro tra l'altro mangiano un masticabile pelle di nuca di gnu, di non so quale animale, un odore pazzesco, sulla stessa brandina e sono calme, serene, tranquille, però vi posso garantire che si stavano sui maroni. Infatti quando il pastore belga è morto prima della mia meticcia, la meticcia è andata al Sambodromo a ballare. Me la sono tolta dai maroni, me la sono tolta dai maroni. Tristissimo, io piango ancora. Siamo in tanti perché tu spieghi in modo fantastico. Tutti ci propinano lo strozzo. Lo so. Allora, io arrivo da quel mondo lì perché sono troppi anni che lavoro. Io ho iniziato nel 99 e nel 99 quello c'era. Non vi dirò mai che non funziona perché non è vero, funziona. Però vi posso dire che funziona anche altro e soprattutto l'altro, le altre tecniche, quelle non coercitive, hanno meno controindicazioni, meno, no zero. Zero controindicazioni non esistono in nessun metodo. E chi vi vende questo sta vendendo fuffa e sale come la Vanna Marchi. Io lo strozzo, ho smesso di usarlo nel 2001
E lavoro con cani aggressivi, con problemi comportamentali, con carattere di merda, ho tirato su dei malin. E mi dicono: ah, ma con cani di un certo tipo? No, se tu sai come si lavora, cani di un certo tipo li lavori anche senza. I due fra i top trainer in Italia, che non sono sui social, tra l'altro, cioè proprio non esistono, vi farei il nome, ma sono conosciuti da noi dell'ambiente. Ce n'è uno che recupera cani ex combattenti e sì, sia pettorina che collare, quello a fettuccia, normale. Non credo di avergli mai visto in mano un collare a strozzo, cioè, non. Vabbè. Cosa ne pensi dei pastori tedeschi? A me i cani piacciono tutti, un po' meno gli ipertippi, e il pastore tedesco non è in realtà il mio cane per me, ma perché sarebbe più grande di me. Io sono alta così. Io sembro alta perché Obi è piccolo, ma, però quindi per una questione proprio di gestione fisica, pratica, un po' comoda, ho con me cani un po' più piccini, però a me piacciono. Soprattutto dico una cosa un po' cattiva verso gli allevatori, i mix di pastori tedeschi, perché gli allevatori, soprattutto linea bellezza, hanno proprio fatto dei disastri. Ste gambe che vanno all'ingiù, non si possono vedere. Fai il Ramadan? Probabilmente non lo farei nemmeno se fossi musulmana, però no, non faccio il Ramadan. Allora, io ragazzi, so che stanno per scarrellare altre teccole lì, 2 milioni di domande, ma ora vado, bevo il caffè perché altrimenti ne posso fare arrivare a sera con le lezioni. Caricherò questa live sul sito, sul sito, su YouTube, sul canale di YouTube. Non ho idea di che cosa dovervi dire per fare l'influencer, mettete il follow, non lo so, fate quelle robe lì. Comunque ecco, se seriamente, se volete un consiglio un pochettino più mirato, caricate su TikTok il video del problema che avete o del comportamento strano che volete farmi analizzare. Mi date un'informazione molto più utile di qualunque domanda scritta. E con il video posso fare il duetto, posso comunque rispondervi con un video e magari farvi notare cose, che non avevate notato prima. Ma se mi scrivete, è difficile per me essere utile, perché vi dirò sempre dipende, devo vedere il cane, e dopo un po' vi stancherete di sentirmi dire dipende, devo vedere il cane. Fatemi vedere il cane, mandatemi, taggatemi nei filmati, non quelli dei deficienti, vi prego. Tanto li blocco tutti, quindi come l'ultimo dell'altro giorno. Ragazzi, vi saluto, pausa caffè, poi si comincia a lavorare. Buon weekend, non credo di farcela riconnettermi tra oggi e domani perché 2 giorni a settimana lavoro questi. Ciao ragazzi!